in questa magica coreografia, finalmente per assistere all'atteso dibattito, meeting, tavola rotonda, problem, ridiamone! In questo simposio a più voci avremo l'occasione di affrontare alcuni temi d'attualità, affrontarli in allegria senza mai perdere di vista però l'importanza e la serietà che tali temi rivestono. E ad accompagnarci nell'intrico di tali problemi avremo con noi questa sera su questo palco esperti d'eccezione. Avremo personaggi di chiara fama, esperti, dicevo, nelle scienze e nelle arti. Permettetemi prima di iniziare di porgere fin d'ora le scuse da parte della filodrammatica, se mai potranno esserci delle manchevolezze o dei piccoli errori, ma ci preme sottolineare che tutto il lavoro, dalla prima battuta fino all'ultima, è tutta opera della filodrammatica. Prima ancora di cominciare, permettetemi, vorrei presentarvi un ospite d'eccezione, l'ideatore di questa rassegna, un personaggio che 2 anni fa, vedendo in televisione il Mundial dal Brascio, si è sentito chiamare in causa e volendo anche lui, per la patria lontana, fare qualche cosa, ha voluto questa sera essere in mezzo a noi. Signori, direttamente da Mosca, l'accademico delle scienze e delle arti, Andrei Atordiov! Grazie, compagno presentatore! Porto autorità di piccolo soglie di bandata, saluto di Comitato Centrale di Partito Socialista Repubbliche Sovietiche e caloroso abbraccio di popolo sovietico. Carissimo Andrei Atordiov, mio nome accademico Andrei Slondronovic. Sempre a suo servizio, caro accademico. Vorremmo chiederle, curiosità mia e curiosità degli altri, come mai lei questa sera è qui in mezzo a noi? Questa storia che parte da vicende di patria sovietica. Prima di tutto devo fare accenno al rinnovamento di patria sovietica, a perestroica, nuovo corso di politica. E finalmente anche patria sovietica apre i suoi confini a Occidente e a tutte le vicissitudini e informazioni di Occidente. Anzi, a questo proposito devo dire che prima di partire per giungere su questo palcoscenico ho letto notizia di piccola vallata su Pravda, giornale di Partito Socialista Sovietico, notizia che parlava di terribile calamità naturale. Come? Terribile calamità naturale? Forse c'era un errore. Letto di estirpazione di coltivazione di papavero. Ormai. Ma tutte notizie di Pravda vecchie di 3 anni. A questo proposito, popolo sovietico sempre solidale con popolazioni colpite da oppressori, portato semenza di papavero sarmatico, papavero che resiste inverno siberiano e finanza italiana. Buonasera. Caro accademico, veramente questa è una sorpresa che ci giunge inaspettata. Cosa posso dire? La ringrazio a nome della popolazione mia, perché ci sarà utile questo papavero sarmatico. Cosa si può dire? Massiva per popolo russo. Carissimo accademico, depongo il suo papavero perché non posso tenerlo in mano. Vorremmo sapere da lei come le sorta l'idea di organizzare questo spettacolo. Io ho già parlato di perestroica. Con perestroica anche il popolo di Russia finalmente potuto vedere programmi di Occidente e visto Mundial Damra Show finalmente. E quando io ho visto Mundial Damra Show, sentito il mio cuore patriottico due tonfi. Due tonfi? Il primo tonfo perché mio cuore sovietico tanto desiderato che Nazione Rossa anche prepari spettacolo per tutto il mondo.
secondo tonfo perché io ho visto a televisione piccola patria lontana di nonno di mio nonno. Nonno di suo nonno? Il nonno di mio nonno partito da piccolo paese di Valle di Bios chiamato Gares. È partito dal paese di Gares, suo nonno? Non mio nonno, prego, nonno di mio nonno. Perché il nonno di mio nonno partito con esercito napoleonico per invadere la Russia. Ma esercito napoleonico stato sconfitto inverno russo che tutti conoscono molto rigido. E nonno di mio nonno senza scarpe dovuto tornare a casa a piedi. Ma per sua fortuna attraversato monti Urali. E in monti Urali attraversato piccolo paese chiamato Odegaia Valornia. Piccolo paese di Odegaia Valornia che in russo significa splendida collina, incontrato mia nonna di mio nonno. Odegaia Valornia. Nonna di mio nonno, più abile confezionatrice di scalferrotchi sovietici. Scalferrotchi sovietici. Scalferrotchi e scalfetti sovietici. Scalferrotchi, tipici calzettoni molto alti con pompon per andare a letto in Unione Sovietica. Scarpetti, tipica calzatura fatta di stracci. Certamente, ma anche noi conosciamo queste calzature, carissimo accademico. E allora nonna di mio nonno, subito in suo caldo cuore rosso, sentito amore per povero soldato italiano scalzo. E allora preparato subito corredo di scalferrotchi. A questo punto a nonno di mio nonno è rimasto due alternative. O tornare a casa scalzo o sposare mia nonna. Tutte e due molto dolorose. Ma nonno di mio nonno ha scelto di sposare mia nonna di mio nonno. E così sempre rimasto in Russia. Pensate, signori, che dolcezza una love story nella steppa. Avanti, caro Andrei, nel racconto di come lei ha voluto organizzare questo spettacolo. Un momento. Nonno di mio nonno ha fatto molta fortuna in Monti Urali perché ha inventato Fornelski. Prima di nonno di mio nonno tutta la popolazione russa si scaldava con neve. Con neve? Sì, perché in Monti Urali tutti i giorni cadevano 3 metri di neve e tutta gente sfondava tutto il giorno e sempre caldo. Ma poi nonno di mio nonno ha inventato Fornelski. Così nonna di mia nonna sempre sfornersi fare scalferrotti. Certamente, caro Cadenzo, ma stringiamo al dunque quindi di questo spettacolo. Caro Cadenzo, io sono sicuro che lei aveva delle motivazioni molto profonde per essere qui questa sera. Ci ho pensato di ispirare questo spettacolo a profondo spirito religioso meditativo di popolo sovietico che ancora risale a tempi di Cirillo e Metodio. Conosce Cirillo e Metodio? Negozio di stoffe. Cirillo e Metodio, santi evangelizzatori di Russia. Allora io ho pensato che spirito rosso deve essere portato in spettacolo che parla di problemi, di situazioni che devono essere risolte. E per questo motivo ho pensato ad alcuni problemi e ho invitato degli esperti che parlino di questi problemi. Pensate, signori, che questa sera il signor Andrei Atorbio, vuole accomodarsi. Grazie. Ha voluto con noi degli ospiti d'eccezione, proprio per trattare questi problemi del quale accademico poc'anzi citava. Per parlare di problema di ecologia e smaltimento di rifiuti solidi, invitato esperta la signora Marianella Rovista in discarica. Compagna Marianella, non si preoccupi signora, è nel savoir faire degli orientali. Per parlare di problema di agricoltura montana, abbandono di pascoli al fine,
invitato esperta, la signora Margherita Crepa Dall'Aurè. Signora che viene dalle terre dell'orso. Compagna Margherita! E nel modo di fare di un popolo orientale. Per parlare di attualità di moda, invitato stilista Irmino Sandordi dell'Atelier Sandordi di Milano. Compagno Sandordi, saluto. Carissimi convenuti e carissimi ospiti, il nostro salottino vi accoglie per un'interessante discussione che tra breve avrà. Io vi invito ad accomodarvi. Recupero mio colpa. Il nostro accademico tiene molto alla sua terra d'origine, Russia, e quindi non cederebbe il colbacco mai. Ma dicevo, accomodiamo i nostri ospiti, i quali avranno occasione, e state attenti perché saranno tematiche interessanti, di esporvi problematiche ogni giorno. Il signor accademico Andrei Slondrono Fattorio. Slondrono, vincitore! Nell'ideare questo spettacolo ha anche organizzato una scaletta. In questa scaletta ha messo al primo posto, se non vado errato, la signora Marianella Rovista in discarica. Dico bene, signora? Mi dice bene. Cara signora, io non rubo altro tempo e passo subito a lei la voce. Grazie. Buonasera a tutti quanti. Ecco, io voglio ringraziare prima di tutto il gentile accademico, prego. Direi a Gordio. Andrei Slondrone. Ma che figura! Pazienza, mi scusi, è stata una gaffe così che mi è sfuggita. Non mi sbaglio più, vi assicuro. Ecco, volevo dire, la ringrazio appunto per avermi qui invitata e per aver dato il giusto e meritato valore alla mia attività. Ecco. Ah, ecco sì. Tengo a precisare che appunto di che si tratta. Certo, sì. Dunque, la mia materia, diremmo, viene chiamata squazzologia, ovvero la scienza che si occupa di tutti i tipi di squazze e affini. Prego, prego, traduco per popolo. Prego. Pacciucni. Interessantissimo, direi. Ecco, vorrei dire che in questi ultimi anni veramente questo genere di attività ha interessato un po' tutti quanti, ecco, perché devo dire che in questo periodo, diciamo, in questi ultimi anni, le squadre, cioè, chi le progetta, chi le produce, chi le usa, chi le getta e chi le ricicla. Ma guardi, devo dire che veramente questa categoria è nettamente in minoranza. Ah, veramente, è diventata una tragedia. E poi, sì, non lo so proprio come dire. La ciapa è la brutta piega. Oh, non le dico! Una piega, guardi, che veramente andiamo a definire una piaga alla quale bisogna porre un vero rimedio. Ma sa? Non intendete mica scaldarla così. Ma sì, la signora si arrabbia facilmente, mi sembra. Sì, sì, Andiamo i toni nella amichevole discussione, direi, nel succo della nostra serata. Cara signora Marianella, lei dovrebbe soddisfare una curiosità che è mia e che anche del pubblico, immagino. Sì. Ma una persona che si interessa di una scienza così strana, la squazzologia, lo fa per sola professione o ha instillata nel cuore una passione? Ah, ecco, le devo dire, guardi, che se non c'è una vera passione per questo lavoro, veramente non si può fare, sa? No. Vedo già mi vedo. Sì, perché le dico, guardi, la cultura che oggi io mi ritrovo è frutto di una grande ricerca, di una ricerca che si è veramente perpetrata, diciamo, ecco, nel corso di tanti anni. Ricerca teorica, immagino. No, guardi, già io da piccolina, quando potevo, andavo a frugare
della nonna e magari anche in quello dei vicini, se lo potevo raggiungere, ecco. Ma allora lei si è fatta una notevole cultura, allora cosa volevo dire? Adesso lei lavora per conto suo oppure lo fa così amatoriamente oppure c'ha uno studio, qualcosa della ricerca? Sì, ecco, devo dire che io innanzitutto ho uno studio privato, vero, sì, per consulente, sì, per chiunque ne avessi bisogno. Poi faccio parte del DSE, ovvero Dipartimento Squadra Educazione della Regione Veneto, e ne sono la maggiore esponente, sì. Io, insieme a tutto il mio staff, ci occupiamo di questo. Immaginiamo che la signora avrà certamente voluto dire staff. Sì, mi scusi, questa veramente un lapis che mi è sfuggito. Chiaramente la signora intendeva sì, lapis. Questo non lo dovevo dire, ma ormai ve l'ho detto, ve lo devo io spiegare. Ce lapis, no, la questione è che vuole. Gli amici mi chiamano Maria Stoff, perché girando tutto il giorno di discarica in discarica, fa un certo Stoff me lo porto su. Signora, stia tranquilla che è una maldicenza che qualcuno ha voluto mettere in giro. Perché... Posso, prego, intervenire in discussione per riportare su questo video? Prego, signora, vuole spiegare come oggi situazione di immondizia. Sì, veramente è un poco tragica per me, sì. Devo dire che ultimamente ha subito veramente qui nelle nostre zone un vero crack. Oserei dire proprio un crack in borsa, in quanto che nella mia di borsa e non ci riesco a mettere più niente. Il motivo è presto detto. Da un po' di tempo a questa parte, appunto tramite la ditta Gino Limetto, tutte queste squadre se ne vanno alla pianura. Pensate. Già, appunto per questo la Regione Veneto mi ha concesso un periodo così di studio, chiamiamolo anche vacanza studio se vogliamo, sì, ma più a sud, più o meno diciamo all'ombra del Vesuvio, capito? Sì, ecco, là pare la situazione sia molto più florida che altrove, sì. A Napoli? Ecco, sì, veramente la città di Napoli in questo campo ci può dare una cultura non indifferente, sa, sì, perché là che vuole è tutta una discarica dall'inizio alla fine. La signora, sì. Certamente la signora sta raccontandoci dei particolari molto molto interessanti. Ma sappiamo che la signora ha in serbo per noi anche delle sorprese, dico bene? Ma delle sorprese, sì. Ora vorrei appunto concludere dicendo che, sì, con delle considerazioni che io ho fatto. Ma la prima è stata questa, e ho detto, veramente, da tanti anni le squadre se ne andavano, diciamo, dai monti al mare, per via naturale, ecco, senza bisogno di tanti mezzi supplementari. Con l'anziona vuol dire? Sì, più o meno. Ah, sì. Ecco. E ma una volta non arriva mica tutte le squadre di adesso, beh. E poi adesso che viene talmente tante queste squadre, ecco, devo lavare. Qua questo è punto. E altro che alluvione per portare via tutte. Ha ragione. Questo è il punto, signora Margherita. Il fatto è, mi sono detta, ma è proprio una cosa assurda. Per la maggior parte dei mesi estivi, diciamo, no? Queste squadre vengono in su. E dopo noi, pagando ben inteso, no? Ci tocca riportarle in giù. Sì, sì, questo traffico. Va bene. Allora dico, aveva ragione mia nonna quando diceva, maestra danna anche al becche proprio. Ma comunque, così cosa vuole? Io ho portato a tutti voi questa sera un filmato e spero, penso, insomma, che potrà essere di vero aiuto, un qualche suggerimento così per la vita quotidiana di ogni giorno. Sì. Spero proprio vi piacerà. Pensate, signori, a compendio della chiara presentazione della signora di questo problema che è la patologia, la signora ha voluto questa sera per noi un filmato addirittura, che ha portato per arricchire la nostra cineteca. Allora io direi che mentre i tecnici audio e video mettono in funzione questo filmato, il dibattito si sospende un qualche minuto e vediamo il filmato e poi riprenderemo.
buon'ora la mattina. No, 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 Claudio. È che sei tu in ritardo, non io in anticipo. È proprio oggi che abbiamo mille cose da fare. Appunto, per questo ho riposato un po' più a lungo. Sì, già. Ma, Tito, hai preparato la lista delle commissioni? Altro che. Ma prima di tutto mi mangio qualcosa. Va bene, ma sbrigati che anche il sole mangia le ore. Sì, allora... Intanto leggimi la lista, va, che guadagniamo allora, un po' di tempo. Sta bene, attenta. Allora bisogna andare dal macellaio, dal fruttivendolo, in panificio, in farmacia, dal polivendolo, dal fiolaio, dal macrobiotico, dal ferramenta, dal falegname, dal dietologo, dal pescivendolo, in cooperativa, dalla nostra scarpe, dal parrucchiere e bebè, senti Taddeo, io non ho la macchina né la patente, quindi vado in cooperativa, il resto lo fai benissimo anche tu. Ah sì, ora ricordo, dal dentista. Ma cosa c'entra il dentista poi? Perché devo prendere la dentiera del sabato sera del mio signor padrone, perché quella del venerdì rantola e ogni tanto morde. Oh. Anzi, oggi è peggio. Ma guarda qui,
di tela, di vimini, di raffia, di quello che vuoi tu, ma tu no, non ti vuoi rendere conto dello spreco e del danno eco. È logico. Ma cosa c'è di logico in tutto questo? Non vedi più là nel tuo naso. Ma lo sai cosa succede? Sì, adesso te lo dico io. Le sporche vanno al fiume e il fiume va al mare. Nel mare ci sono i pesci, poi i pesci vengono pescati e cosa ti ritrovi nel tuo piatto? Pesci e sporche. E questo è niente. Aspetta qualche annuncio e vedrai. Adesso basta, siamo al colmo. Sono mesi e mesi che mi torturi, che mi perseguiti con questi discorsi, quelli e ancora quelli, mattina e sera. Ma ci sono altre cose di cui parlare. Oh, ma che bel risultato! Se in tutto questo tempo non sono riuscita a farti capire queste cose così elementari, ma come faccio io a incominciare a parlarti, che so io, delle piogge acide, sì, che sembrano lontane, e invece sono vicine, e ci cadono proprio sopra le nostre teste, sì. Mi illudo io di farlo capire alla gente, ma come si può fare? Le comodità vengono prima di tutto, già. Va bene, ma per cortesia finiscila, ci sono delle cose vere in quello che hai detto. Facciamo così, io utilizzerò le borse di plastica per metterci l'immondizia, così eviterò di comprare i sacchi neri. Beh, piuttosto che niente. Però cerca di ragionare. Quel che troppo è troppo, non saremo certo noi a salvare il mondo. Oh beh, certo che no. Però diamo il nostro piccolo contributo. Ah, piccolo però, scusa. Ma non vedi come ti sei ridotta? Qui è già tutto un'immondizia. E tu quando ti metti quel coso lì, quell'impermeabile, sembri un'immondizia ambulante. A proposito, stai attenta che il martedì il giro li metto, fai il suo giro, nasconditi, eh! Oh, beh, non serve più, già si sono sbagliati una volta. Ora mi conoscono e prestano più attenzione. Anzi, si sono complimentati con me. Sì, ce ne fossero di signorine come lei, così pulite, ordinate, parsimoniose, industriose, affabili. Capitolo terzo, verso ventitreesimo, salmo ottantesimo, lucis in fundo. Hai finito? Sì, sì, ce ne sarebbero cose da dire. Ma lasciamo perdere, non vorrei crearti un'altra confusione, magari col risultato che ti sfuga dalla mente quel pochino che ti è entrato. Allora, Rosina, cerchiamo un accordo amichevole. Io cercherò di comportarmi come vuoi tu con queste immondizie, ma tu fai il piacere di moderarti con il riciclo. Vabbè, mi darò una regolata. Oh. Perché? Sì? Perché, Rosina cara, da un po' di tempo che volevo spiegarti che ci sono altre cose di cui parlare. Sai, io, tu, noi siamo tanto soli. Ringrazio per ministro di educazione sovietico signora Mariannella per gentile filmato educativo. Benissimo. Il accademico. Tiriamo il via del discorso e andiamo avanti con i nostri problemi. Accademico, signora. Andiamo avanti con i nostri discorsi. L'accademico Andrei Slondronov a Torgio. Slondronovic a Torgio, prego. Il suo servitore ha voluto mettere in scaletta questa sera e chiamare qui con noi un altro personaggio molto caratteristico. Un personaggio che viene, come ho preannunciato, dalle terre dell'orso. Pensate, la signora Margherita Crepaz Dallaurè, la quale questa sera è qui in veste rappresentanza di un mondo particolare, il mondo dell'agricoltura. Ma un piccolo, diamo la parola a lei. Sì. Carissima signora Margherita, ci parli un po' di questo problema dell'agricoltura. Eh sì, ma prima di tutto volevo ringraziare il signor e il signor Annemico là. Ad ogni modo volevo ringraziare il signor per non avermi di qua,
Lomera. Signora, per favore, immagino che il dialetto Fodone non sia alla portata di tutti quanti, anche noi dobbiamo un po' capire. Niente problema, prego, io posso tradurre in russo ogni parola. Se lei potesse così gentilmente moderare un po' il suo tono e parlare un po' chiaramente, ne saremmo molto grati. Ne proverei. E poi anche un'altra cosa, è una curiosità mia e di tutti gli altri. Lei, signora, esattamente da dove viene? Mi vieni da Pala da Gheive. Da Pala da Gheive? Sarà un paese podonci? Pensate, signori, Pala da Gai, sì. Una frazione del comune di Pinallo. Sì, ecco, ecco, la dove viene. Io andavo avanti col discorso perché vede che lui lo vende a capo. Io non so, dimmi c'è lui come la signora Nela, sono qua per questo problema dell'agricoltura. Ma entrami come la signora Nela e formi la mia cultura, proprio così continuamente in delle culture. Cioè, prai di ciò, lo vera? Prai di ciò, che da ora veniva tutti scegli e tutti coltive, e adesso invece di quel che lei, ma d'altra perde tanta fatia. Ne poco da farci, ne una gran fatia e basta. Non potrebbe parlare di te, non capisce, signora. Di più di così non posso fare. Certamente, signora. E diciamo a me, da noi, però, la, meglio che qua da voi, queste culture, da noi ci si è ancora a sé, perché l'infarto di mentalità, perché parere si già va ben può, si già va più che altro, ma di schiena e tanti renti. Ad ogni modo, si sa, tempo in dare leva l'unica fonte di sostentamento per tutta la nostra azienda, no? Mia che di la verità mi sentiva sostentata per tuo, ah, ma c'è un po' di sansoni e dal calcio un frigo di smalto a pede. Pensate, signori. No, la signora diceva che si sentiva poco sostentata nel mangiare patate e talvolta un po' di burro. Al burro? Burro. A burro voleva dire? Burro. Si cercava il sistema di mettere banche in tepanza, adesso non sappi come fa padronmente. Altri che dirò di più, gli dici che una volta si mangiava ben, che si stava ben, fino a dire che credo i sami che si stava a dire se mangiava così dallo stogno. Certo. Cara signora Nella, sì. Noi vuoi Pierrita, Pierrita? Caro accademico, sono suo servitore. Bisogna parlare così coi russi, perché sennò... Cara signora Margherita, noi sappiamo, me lo diceva l'accademico prima, sì, che so che è stato suo ospite, sì, sì, che lei ha, come, ha avuto un'idea, no? Sì, sì. E ha organizzato un qualche cosa. Ah, sì, adesso ce ne parli lei. Ah, proprio, a me mi resti sta passione proprio perché hai avuto un'idea folgorante per questo. Un'idea folgorante da poco che lei tu l'amico del popolo. E io da vostro amico del popolo. L'unione si diventa tutti i giornali, amici. Assumo, anche perché arriva la partita in proprio vero. Hai letto un articolo che parlava di agriturismo. Agriturismo. E io nel primo momento non sapevo se aveva la roba tutta di malisco. Da poco anche l'hai venuto conto che non aveva così. Hai detto, Margherita, le proprie conquiste che te ne darà più di dire alla vita. Che filosofia. Sì, sì. Il turismo ave proprio. Ma lei dunque dice che ha trovato su questo giornale, ma è stata aiutata in qualche modo? Ah sì, dalle statute pare infatti una fatalità. Andiamo alla chiesa e ci ha detto dottor Scie. Ma dottor Scie? Come dottor Civago? Ah, non so se studia la stessa materia. Non mescoliamo, non mescoliamo. Ma lei, il signora, lo conosce proprio bene, il dottor Sie? Sì, si vede la classe dei consiglieri. E io mi disto, dottor Sie, Margherita, metti su una dita. E perché sapete più, viegami a te prima che vada in su perché lavora in su. Certo. E così ho dite, così ho me fa. E io cominciai a studiare e ristudiare il problema. Hai proprio studiato il problema. E cominciai a mettere a piedi sto ader e sto turismo e tutta quella gente che sta in via la sua perdere e cerca
la maniera per poterti la sera come te comisci. Ma c'è tutta sta lì, leva bramosa, leva curiosa, le fa tutti i miei mestieri. Oh, mica la savo alta che volentieri, sì. Però gli mescolleva tutte le arti, l'ora che aveva i denti ai mestieri, da poi che le metteva sulle falze, la roba non la poteva funzionare. No, no, e l'ora è studiato e è messo su questa dita. Lei ha aperto come una specie di azienda. Proprio, proprio, un'azienda. Sì. Ci parli un po' della sua azienda. Sì, l'ora è sta gran stala e da po' un gran tabletto. E dotta in questa gran scala descubre adesso i 60 vacce, 125 giovani, dopo 420 conici, 322 pite, dopo aneri, tacchini e le tutte che viaggiano. A casa sua tutta questa roba? Sì. Non è esagerato? Cara signora Margherita, storia una curiosità, su in Agai di Livinallone. Sì. Quanti abitanti siete? Giove e nuovo. No, 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 le mordate di la Caterina. No, no. Guardate signori, 8 persone per un migliaio di bestie. Porcini, 46 porcini. Tutte che le dicano la c'entra, le bestie le tutte mie amiche di chi la dai, pensate signori, sì. Quale sorpresa ci sta raccontando la signora, sì, Margherita, sì. Lei è proprietaria di più di un migliaio di capi, sì, di bestiame. E nota, sì. Carissime. Proprio. Ci spiega, prego, come può fare a lavorare con tutti questi bestie. Le tutte turisti che lavorano, perché dopo che hai messo su questo agriturismo le deve dire proprio la dita, e l'ora sta dentro la prenota e la vieni là pagando e la lavora. Pagando la lavora, e che contenta che lei. Lei in qualche maniera avrà dovuto organizzare tutto questo. Sì, è proprio l'altra via delle dita che sono tutta a Pelumba, mi compri in computer, facendo che potete finire i conti. E io la metto in tutti i turni, tutti i viaggi, che ti occorre. Perché lei ha organizzato in turni. Sì, come... perché la gente leva talmente tanta che dovresti fare proprio così, fare in conto i piedi tutti. Io dovresti fare conto di dirvi conto come ti dai. La giornata la scomossa con lei, le cater, cater e kertre. Alle 4? Sì. Alle 4 e un quarto del mattino, sì. Pensate. Non sarebbe roba per me, pensi. Vedo, mi sono. E insomma, parte, e nota parte il primo turno col primo viaggio. Stala, l'età mai è andata. Da fuori il secondo viaggio, l'età mai o stala, ritorno. Perché fa varia le tariffe, lì c'è le fosse. Perché? Perché la barella l'hai volta tornata. E da poi sarà il secondo turno, che sarà la multitura di cristiani. E lotta per le vacce e le ciaule mule, intanto. E da poco le ciaule con il corno e un altro po' di plume. Perché se volesse soggetti a qualche scorna sala. Immaginiamo che lei assicurerà i suoi amministratori. Ah, no, no, se vuoi poi si assicura l'ordine. Mi scusi signora, mi pare di capire da tutto questo, già mi ha detto, che lei ha solamente che entrate da questa sua attività. Ah, spese, no, no, hai po' ben qualche spesa, ve l'altro dì hai assunto 3 ore per sorvegliare tutte queste culture. Sì, sì, per sorvegliare da tutti questi animali che passano e dopo. E da poi ti hai portato e qua mi fa vedere come chi lavora loro. La signora Margherita ha, sì, in serbo per noi una sorpresa. Sì, che da poi ve la farò vedere. Adesso vi conti del terzo turno, per esempio, ci mette lì sei fiori. Beh, mi deve essere eventualmente, ma qua. Turno. Sì, che comincia. Non per la mattina chiaramente, per pomeriggio, per esempio, perché io alle 4 del mattino è troppo presto. La pazienza bimbino, sei arrivata al secondo turno, come può scegliere lei per il quarto turno? Certo, le vedi che straccio la recentive. Ad ogni modo dopo arriva il terzo turno, che sarà il trasporto dell'acqua al casino. Certo. E tutto adesso mi spieghi, una volta portava tutto al bosco verde, ma da posti i signori dicevano che ho bisogno di movimento. E io da dei papocchi, come ti dice, e il nota adesso è fatto arrivare, chi delle vacche che faceva i
sono anche stanco. Oh sì, e che contento che va a dormire, c'è su Marchier, tutti da su. Con l'omino a petrolio. Con l'omino a petrolio. Sì, sì. E riscaldamento. Di sotto riscaldamento. Ma la gente ha i servizi. E tutte so. Al piano inferiore. Sì. Nella strada. È proprio. Va bene. Come la signora Margherita Crepat dall'Aurée prima ci pronunciava, anche lei ha voluto questa sera farci una sorpresa, una dolce sorpresa. Ha voluto portare qui in mezzo a noi, caso fra i casi, delle personalità che lavorano per lei, dei personaggi che lavorano per lei e che, vi assicuro, mi dicevano prima dietro le quinte, questa sera avrebbero dovuto essere sul loro posto di lavoro perché sono sempre presenti, sempre pronti alla loro opera. Non rubiamo altro tempo a questi personaggi che ci daranno una dimostrazione di come lavorano. E mentre non ci alziamo, li invitiamo tra breve ad entrare. Visto il problema dell'agricoltura che abbiamo appena parlato, sentiamo adesso dalla viva voce di una delle categorie più interessate ai problemi della montagna quali siano i problemi veri e propri dell'abbandono della campagna. Entrino, signori, i nostri ospiti. Buonasera! Veramente dei personaggi caratteristici pittoreschi. Cari signori, non è curiosità solo mia, ma penso curiosità neanche di voi che state assistendo. Noi vorremmo conoscere qual è la realtà sociale dell'agricoltura nella quale voi quotidianamente vi trovate a operare. Visto che da parecchio tempo non c'era più lavoro e che la faccenda sia ancora più complicata dopo l'estirpazione dell'ultimo campo di papavero, abbiamo deciso di sondare la Val Cordevole. Certo, e lì abbiamo visto subito che la situazione era già molto più migliore, ecco. Salendo sempre verso la sponda sud-ovest del torrente Cordevole, siamo arrivati in quello di Villalongo e abbiamo avuto la fortuna di imbatterci nella signora della parte Laurea, vero? Che ci ha dato da Laura. Anzi, visto che è qui presente, approfittiamo per forse gli altri osequi. Ringraziamo quindi la signora Margherita Crepat dall'Aurée e questi operatori che lavorano per lei. Non rubiamo tempo perché il tempo è prezioso e loro devono farci una rappresentazione di come quotidianamente operano sui campi. Già, perché dobbiamo fare molta più attenzione adesso, perché non è come una volta l'operare di oggi. E intanto, cricche e crocche, andate a prendermi tutto l'operato, tutto l'armamentario, che così possiamo far vedere ai signori qui presenti come operiamo. Perché anche noi abbiamo dovuto metterci al passo con i tempi. Ecco qua, un po' più avanti, l'Anna, ancora un po'. Vediamo, collegamenti via radio, telefonici. Tiro di fonti, ecco qua. Bene, miei cari signori. Arriviamo subito. Fate bene, mi raccomando. Come vedete, miei cari signori, questo è uno degli ultimi prodotti della tecnologia fibre ottiche. Come vedete, si tratta di una sofisticata centralina elettronica computerizzata con sistema audio a ultrasuoni con frequenze che vanno dai 20 ai 30 kHz e con una velocità di risposta pari a 100 kilobaud al secondo. Ed ora, miei cari signori, la prima dimostrazione pratica. Vediamo un po' se tutto funziona. Regolare! Tutto a posto? Regolare! Ed ora vi faremo vedere come facciamo a captare e defenestrare dei vermi parassiti che si trovano qui nel sottosuolo nostro. Vedete? Mio caro Croc, siete pronti? Certo. Avete preparato tutto l'occorrente? Certo. Allora possiamo incominciare.
vediamo, vediamo. Prova, prova, prova un po' più là. Mi sembra che sento qualcosa un po' più a destra, un po' più a sinistra. Ecco, lì, 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 fermi. Ecco, sei pronto. Lì, lì, lì. No. Compra, no? Insomma, un po' di mira! Se vai alla cooperativa,
Trovi anche quella adesso. Compri due e paghi tre. Hanno sempre qualcosa da dire. Quando mi darete le ferie, andrò a comprarmi un po' di villa. Le ferie? Sì, da una lista. Ancora? No, era solo di passaggio. Ah, bello, bravo. Sta facendo buio, eh? Ah, è buio. Ma noi non abbiamo problemi. Ah, no? Ah, no. Noi con la nostra sofisticata attrezzatura a raggi infrarossi, che non servono i raggi infrarossi per cuocere le nostre prede, ma bensì per captarle le nostre prede. Dicevamo che ogni corpo emana raggi infrarossi. Così noi la notte, col nostro apparecchio, possiamo captare e dirottare qualsiasi uccellaccio di cielo, di terra e di mare. Certo, perché se il lavoro in montagna diminuisce, noi dobbiamo andare sempre più in giù, a Cornuda, Tetre, sono morire di pioggia. Dicevamo che i raggi infrarossi hanno un'importanza particolare. Sappiamo benissimo che ogni corpo emana raggi infrarossi a una temperatura superiore allo zero assoluto, e cioè 273,15 gradi Kelvin. Kelvin. Ma pensi sempre a bere te, gradi Kelvin! Ah, Kelvin! Kelvin, ah, Kelvin. Dicevamo che ogni corpo emana raggi infrarossi. Così noi con il nostro radar possiamo captare e dirottare qualsiasi uccellaccio notturno. Sentiamo un po'. Cosa ci facciamo? Sento qualcosa di grosso in avvicinamento. Ah sì? Avvicinate! È molto vicino, eh! Ma che sia? Una mosca grande 7 se la testata si nucleare? No, è qualcosa di più grosso! Meno male che è tutto passato, quasi pensavo che si mettesse male.
andate oltre, È passato da un'altra parte! Era solo un mandrio di mucche! Oh, meno male! Ma... Ci mangiava la paglia? Ecco, la facevamo noi altri! Abbiamo scappato a vela, eh! L'abbiamo proprio scappato a vela! Ringraziamo questi ospiti generosi che la signora Margherita Crepas Dallaurè ha voluto portare su questo palco. Cari ospiti, siete stati fortunati, ma perché la mandria non vi ha colto. No. Ma noi abbiamo potuto ammirare che questa è scienza, non fantascienza. Queste apparecchiature sono veramente alta tecnologia, pensate a Raging Cross. Ma mentre i nostri signori smobilitano rapidamente. Ecco. Smobilitano. Pensate, ripeto, questa sera dovevano lavorare, probabilmente ripartono subito per tornare sul posto di lavoro. Noi facciamo rientrare i nostri benvenuti questa sera. L'accademico Andrei Attordio, la signora Marianella Lovista in discarica, Margherita Crepa Dallaurè e le signore Chicca Infine, il stilista Ermino Sandordi. Le nostre cavallette molto veloci, molto pratiche, ci risistemano il salotto. Prima di continuare con il problema di moda, mi permetto di consigliare tutto il pubblico di passare settimana presso l'azienda di signora Margherita Crepa Dallaurè come accademico smondrono di Giorgio Giaffari. Settimana presso l'azienda di signora Margherita rinfranca, mi ha rinfrancato il mio animo, mi ha fatto tanto pensare alla mia gioventù quando mi avete portato in gola così bella. Esperienza molto profonda, mi sono sentito ancora giovane. Grazie. E continuiamo il nostro dibattito con un altro tema fondamentale, quello della moda. E vedo già gli occhietti delle signore qui presenti e quelle che ci seguono sui teleschermi luccicare, perché finalmente in prima assoluta nella cortina della Val del Bois uno stilista di moda, un creatore così fine, signore dall'Atelier Sandordi, il signor Ternino. Grazie. Mi sento un po' emozionato perché in fondo non sono così abituato, però andiamo avanti, vero? Cosa c'è da dire? Innanzitutto vorrei ringraziare questa meravigliosa sala, meraviglioso staff qui presente, il signor Blondron, Andrea, prego, accademico Blondrono Vicciatorio. Senz'altro, Attorio. Ma prego, vuole dire, prego, da dove viene questa sera? Beh, veramente, certo, devo dire, devo fare una precisazione perché io probabilmente non potevo essere qui perché sono molto occupato questi tempi, perché io faccio tante rassegne e vengo proprio adesso dalla Valle di Badia, dove ho fatto la mia rassegna per l'estate autunno di Foulard Double Face da Face. Signor Firmino direttamente dalla Val Badia, per una collezione unica direi. Certamente, perché io mi interesso molto di tutte queste cose. Ma per questo prego può interessare signora Margherita. Al momento non mi interessa, mi faccio ancora tanti che ti fanno lì di tabacco e di menono. Signora, bisogna cambiare, non si può rimanere sempre sulla stessa roba. Scusami, e le vie dalla Valbadia, no? Certo. Allora comprai io ma soia e le volte. Ma soia e faccio l'altro vino, c'è una lama di scuole che tutta la schietta mi lasciamo questi dubbi a un altro momento e torniamo al nostro caro figlio. Cosa c'è da dire? La signora mi ha un po' scosa, che comunque andiamo avanti. C'è da dire che potrei parlare un po' così della mia vita, forse il gemesso per tanta gente, così per fare un po' di amicizia e conoscermi un po'. Certo, caro Firmino. E cosa c'è da dire?
Ecco, anche io, anche se non sembra, vengo da queste parti. Cioè, i miei antenati erano anche da queste parti. Per questo che io partecipo, vivo un po' da queste parti orientate. E mio nonno, a dire la verità, era un sommovista. Tuo nonno sommovista? Mio nonno bolscevico. Ma non c'era qualche setta religiosa? No, mio nonno veniva da Somò. Certo, Somò, da ecco, poi mio padre con i nonni appunto si trasferì a Milano, dove io sono nato, cresciuto, però non ho mai mancato di ritornare in queste valli così belle, così veramente armoniose, dove ho imparato a vedere, a capire questa natura, e per cui a innamorarmi, e è nata dentro di me una passione grande. Ho visto che tutta questa gente era appassionata, ho visto la signora Nera e la signora crepasta, la passione, la passione, allora anche a me è nata questa passione dentro nel vedere la natura che mi circondava qui nelle montagne, nelle valli, e volevo mettere questa armonia della natura sulle persone attraverso i vestiti. E appena ho potuto, quando sono cresciuto anch'io, mi sono buttato proprio... Firmino, mi dica, cosa ha buttato stavolta? Veramente io non ho buttato niente, volevo dire, sono buttato io. Sa perché le faccio una confidenza, guardi. Durante i miei giri così per le discariche, ma sa che io mi sono fatta un guardaroba sant'ordine? Un capo di qua, un altro di là, ma in buono stato, sa? Signora, tanto per dire, certamente anche ci sarà qualche cosa che... Sì. Un disguido, non so, qualche... forse no, un'imitazione. No, proprio Firmino Sant'Ordine. Senz'altro un'imitazione, senz'altro, perché... Non mi sembra il caso di fare certe affermazioni, così insomma. Conveniamo tutti sul fatto che di sicuro signora Marianella si trattava di un'imitazione. Certamente. Una bieca imitazione. Penso che tante signore qui presenti potranno affermare quello che non è, insomma, che la mia creazione è una creazione. Signora, prego, o lei tacere o lei rovistare in silenzio. Non scendiamo in questi particolari, ma proprio per le signore in sala che lei chiamava poc'anzi in causa, una curiosità: chi di noi non si è mai sentito una volta un pochino stilista? Ma un vero stilista come Firmino Sant'Ordine. Scusate, poco, signore, parli qui da me. Un vero stilista come il signor Firmino Sant'Ordine, quanto deve studiare? Beh, veramente è tutto un romanzo, perché devo dire che all'inizio, ecco, è cominciato così, quando ho capito che quella era la mia strada, mi sono iscritto a un corso di taglio cucito accelerato di 3 mesi, che ho frequentato veramente assiduamente, dove poi sono uscito con una buona preparazione, tanto che il signor, il famoso Trufaldi, quello che è stilista, mi ha telefonato una sera, mi telefona una sera il signor Trufaldi, dice, puoi venire a collaborare con me? Io mi sono sentito lusingato anche, perché ero all'inizio, però lui mi dice, guarda, facciamo 50-50, facciamo 50-50, facciamo. 50-50, signora, metà. Facciamo metà. E allora sono entrato a collaborare con lui. E così è cominciato. E allora io da Trufaldi ero la mente, ero pensato. Ero la mente, poi ero anche le braccia. Perché scrivavo, toccavo bottoni, inamativo. E Trufaldi guardava e approvava. E io ero veramente, mi sentivo orgoglioso. Poi, però, a dire la verità, mi sentivo un po' stregato da Trufaldi. Fatto sta che pensavo di dover fare ancora un po' di esperienza. E così sono andato poi a lavorare con Barretone. Con Barretone, sono andato a Offendi, sono stato un po' dappertutto. Ho trovato molta comprensione, sono perfino stato all'estero. All'estero? Sì, sono andato a lavorare con la famosa casa La Costa Tana.
Signori, tutti... E poi anche con te, scandente sono stato. Signori, tutti gli atelier questo personaggio ha parlato, ha passato. Certamente. Ma, carissimo Firmino, ci dica, lei dopo tutte queste entusiasmanti esperienze, quando è che si è messo in proprio a lavorare per questo? Cosa c'è da dire, cosa c'è da dire? C'è da dire che a un certo punto, mi sono reso conto che era un po' assurdo. Cosa facevano questi grandi della moda? Facevano pagare il caro al ricco consumatore, quello che poi era solo una firma, era! Una firma! Allora mi sono detto, Firmino, perché non fai la firma? È chiaro, è così, poi l'ho fatto. Cosa c'è da dire? Mi sono iscritto a un corso di grafica, E ho frequentato per un anno un corso di grafica che ho imparato a fare la firma. Il mio si vale più un anno, un po' tantino, per imparare a fare una firma. E lei va in ciadurne? Ma c'è firma e firma. Se io faccio una firma vale il Firmino Pandori. Se lei fa la firma, cosa fa? Beh, insomma... Nella in discarica, ma cosa dici? Niente, non ci faccio io la firma, faccio... Volevo dire, cosa posso dire ancora? Scusate per ricomporre polemica, penso che sia tempo che il nostro Firmino Sandordi faccia assaggiare anche onorevole pubblico esempio di sua arte. Ah, certamente, certamente, per l'occasione mi sono permesso di portare qui una... piccola rassegna, un piccolo assaggio di quello che è la mia creazione. Per cui, ora se volete possiamo vedere, vi faccio presentare quelle che sono le ultime mie creazioni. Pensate signori, il signor Firmino Sandordi ci concede questa sera, in viaggio da Valbadia verso Milano, il suo atelier di top model, con i modelli, la collezione estate, inverno, autunno prossimo, certamente, che il signor Firmino ha creato appositamente per la montagna, vero? Certamente, sono prodotti modelli esclusivi. Allora, mentre noi ci facciamo da parte, il signor Firmino, con la sua classe, il suo charme, ci presenterà questi modelli d'alta classe. Prego, prego. Ma ti vedo delle bene qua. Prego. Allora, cosa c'è da dire? Allora, il primo modello che volevo presentarvi questa sera è un modello molto particolare che si chiama modello bifunzionale. E ora vi presento su questa scena. Modello bifunzionale. Arrivate questo modello adatto per la donna moderna che deve sempre trovarsi a suo agio in tutte le circostanze della vita, dover passare dalla gonna lunga di serata a un altro tipo di corda e di vestito che si adatta ad ogni circostanza. Guardate! Gorbaciova, sempre impegnata col Comitato Centrale Politico, a indossare il vestito prefunzionale firmato Sandordi. Grazie, grazie, molto innovato, molto innovato. E dopo vorrei presentare un capo veramente eccezionale, perché è molto adatto per queste zone, per queste, anche perché la materia prima viene direttamente da queste parti, da queste zone, e non è difficile procurarsela. Ecco a voi la mia nuova creazione, la pelliccia barba di pezzo. È un capo veramente eccezionale questo di perché è molto leggero e poi economico. Basta avere molto
che per andare un po' quasi la materia prima. Posso sconfiggere o posso sconfiggere? Prego, prego, prego. È autentica barba di pecora. Ecologico veramente, perché si adatta particolarmente bene ai lavori, direi, di tanta gente. Vorrei presentarvi ora il classico tagliere ecologico da passeggio. Per accendere il fuoco. Nessuno però aveva la testa tonda o ha dato il tappeto. Bisogna attendere che siano secche, evidentemente. Ed ora, cari signori, vorrei presentarvi quello che io devo dire, penso sia il massimo della mia creazione. Dove mi sono espresso, penso proprio al massimo. Vorrei presentarvi il modello questo è un modello veramente pratico perché è adatto per l'inverno. Quando c'è un metro di neve cosa fate? Cosa fate? Prendete la pala, dovete spalare. Oppure le macchine che fanno rumore, che inquinano l'atmosfera, invece con questo qui prendete, andate avanti nella neve, si scioglie, diventa neve. Poi tra l'altro. Tra l'altro, la sera basta metterlo sul letto e non c'è bisogno di altro per scaldare il letto. Interesserò il Ministero di Difesa per equipaggiare Guardia Rossa e ci previ accomodendo sanitori. Certo, se vuole un piccolo capitale all'inizio per comprare le borse. Ecco, vi ho presentato i miei modelli. Possiamo forse vederli ancora una volta tutti insieme. Prego! Allora, modello bifunzionale. Modello felice mamma di festa. Modello tagliore ecologico da passeggio. E infine modello fiore. Salottino di bambino. Certamente, certamente. Caro Firmino, sa che quasi quasi le chiederei anch'io una copia di quel modello Piode che
mi è piaciuta veramente molto. Davvero? Certamente. Io a dire la verità volevo fare un regalo al nostro caro accademico. Molto onorato. Immagino che quando è in Siberia sia un po' difficile andare avanti, Poteva anche scaldarsi un po', perché... Noi in Siberia certe volte avanti, certe volte in più. Va bene, se lo vuole regalare a lui, certamente. Ma ne farò un altro, certo. E le tematiche vanno avanti. Continuiamo tranquillamente nella nostra discussione. Dopo la moda così brillantemente esposta da questo eccezionale personaggio, abbiamo fra noi anche un altro personaggio, sempre il nostro accademico Andrea Torchio, il quale per amore, direi, per passione, coltiva anche un'altra ricerca. La ricerca, se non vado errato, che è relativa alla pubblicità. È vero, signor Torchio? Vero, vero. Devo dire che il mio primo viaggio in Occidente è stato molto colpito da pubblicità e da promozione e vendita prodotti in mondo occidentale. Devo dire prima di tutto che ho visto gente comprare prodotti non perché prodotti buoni, non perché prodotti validi, ma perché prodotti offrono omaggi, offrono punti, e tutta gente raccoglie punti e diventa matta con punti in tutto il mondo occidentale. Avete esperienza di questo? Tu, Altroci, l'autertime ne capite una che ha disbecote. Di nota, nessuna l'aveva spostato nessuna vaccia, io vedo. Di nota, c'è a me il veterinario, faccina l'aveva fatto mebbe. E non il veterinario di qua, se ora bisogna darvi 10 punti. E non da stare sempre la mia festa. Quanti punti hanno da vedere per avere in omaggio la mancia? Gente in Italia compra gazzettino per bingo di gazzettino, compra Repubblica per portfoglio di Repubblica, compra Pravda e su Pravda mai niente. Allora, gente russa compra Pravda, non gente italiana naturalmente. Allora io mi sono detto, perché non indagare sul problema di pubblicità, sul problema di fonti? A questo proposito ho organizzato un piccolo filmato che se pubblico paziente aspettare che si tiene può vedere su questo palcoscenico, va bene? Allora il nostro accademico studioso della pubblicità ha voluto anche lui, come tutti gli altri ospiti del resto, portarci un filmato. E mentre i nostri tecnici audio e video permettono la messa in onda, noi ci appartiamo e ci vediamo tra due minuti dopo che è iniziato il filmato e dopo che è terminato. Dai, dai, pompa, conta a uccisti i punti, va? Fino a 30 che dovrà arrivare, sasso? La mia cappella è un radio cuffie. Di che tempo? Nanna, sto mandando via la cartolina del bingo! Grande bingo! La cartolina del bingo, sì! Che sono a fare esercizi per il mio fisico, se vuoi mantenere sempre snello e atletico, anche i muscoli. Ma li manda sempre con i cinderana? Però sai, Gona. E qua? Ti nane, due splendidi regali per lei, le scritte. Sto pensando? Cioè, diciamo. E qua? Arriva che l'eroe che non funziona. Guarda, non fate niente una macchina. Sarì proprio da mandare via, valeria la pena, guarda. Guarda qua invece con l'esercizio fisico, l'atletica, il movimento, se lì se mantieni sani e snelli. Guarda qua che miseria, se metti lo chi che ha come me e poi decorre come me. Etta, sono dai, ciao, bene. Ma chi te valia, se ti pensi, ma fare il resto. Aspetta che conta in 5 punti, quanta. Dammi ancora 5. Sto buona in contà, ma con te le medaglie che là le sembrate studia. Non me l'hai da mio mia, Ma forse sai contare da Dai, dai, Titi, che ora dove faccio qua? E ora che siamo allora il nostro programma preferito, siete voi? Che tardi, che venti? Vieni, caro, è proprio mia, e dove sei?
misurare e ti dà la possibilità anche di te guadagnare un franco. Che ti ha le voglia o no? Provare per credere che ti ha la voglia. Quasi crede il pupo volto che le tanto vuole. Ah, ti felice anche quel pupo volto che ormai mi ha rotto anche le... Porca miseria, neanche si scusa che... Chi la chiede un che mi ha fatto le visioni? Ma è sempre la stessa storia di qua, ogni sera. Perché via tua madre la sarà fatta un tipo volto? Ma sono zitta che ora che posto è là, porca miseria. Oh, signor, qua che pazienza che devo avere. Ma che dico il poster? Poster? Ma non il pupo volto. No, ma che è che polizia. Bello, Pupo Voldo che, come di consueto, diretta dallo studio di Telefracco, vi presenta il programma della Sgnacco, divertente per la persona intelligente. Ma entriamo subito nel vivo della trasmissione, individuando, scusate, il fortunato utente a cui rivolgeremo le nostre domande. Allora, adesso, da tutti questi elenchi, ne prendo uno a caso a occhi chiusi. Dai, che forse è la volta buona. Cande mai su da noi. Ecco qua, province di Belluno Treviso. Ma non sono Simone! Allora, adesso, carissimi telespettatori, lo lascio a occhi chiusi. Vediamo. Comune di Vallana Corbina. Allora, adesso, c'è il volontente... Sempre a occhi chiusi. Ecco qua. Aspetta che noi invece no? Adesso provo a chiamare questa signora. 5, 1. Dio, è proprio malata il 5 1. Ah, no. Vediamo se c'è qualcuno in casa. Noi siamo qua noi. Non arriva nessuno. Mia che scalogna chi ne ha. Allora diciamo chi? Insomma, ma. Adesso sentiamo. Ah, peccato. Ben sfortunata la signora Andriccarla. Ma io la vedo da qua! Ma che sfortunata! Ma non hai capito qui, la vedo lì! Che hai visto? Stai a casa e non ci sa mai che c'è una cosa che sa! Ecco qua. Che scalogna qui! Allora, controlliamo il numero. E ormai non ne c'è una pietra! 5, 1, deve dire qual è l'ingrediente principale dello yogurt. Oh signor.
signore. 10 secondi di tempo, forza. Sarà lo manchevo l'ingrediente dello yogurt qua principale. La ciliegia sarà. La qua ciliegia? No. Non ci siamo, signora. Anticoche. Non ci siamo, forza. Bianca, dai. Ah, lei che la roba che mettite... Le diciamo che è l'eczema, l'eczema è l'eczema. Signor Pupo, l'eczema? Chi è? L'eczema, fatemi venire via qua. E no, lì, per fare le cinte emozioni. Sì, enzimi, enzimi. Enzimi, chi sono? Ehi, enzimi, po. Ah, non lo so. A chi vede che spiegava? A me non manca capito. 5 secondi, forza. Dai, che manca pochi secondi. Ma volevo che si che... Del latte? Mm? Ah, il latte! Il latte? Latte. Risposta esatta sua! Bravo, bravo! Bravo, che è? Il latte! Ma caite, no? Non che ne... Allora, signora, adesso passiamo alla domanda per il raddoppio. Pronti? Allora, signora, hai in casa un vasetto di yogurt? Sì, c'è uno sulla davanti. Bene, allora stia ben attenta. Deve dire cosa c'è scritto sul fondo del vasetto, ok? Sì. Tempo 10 secondi, forza. Dove venire? Guarda, Polizia! Da Indio o di fuori? Da Indio o di fuori? Da Indio o di dentro o fuori il vasetto? Il vasetto? Ah, sul fondo, signore, sul fondo. Ah, qua. E non guardi che dai oggi pispì? Confezionato con pura imitazione di latte naturale. Confezionato con pura imitazione di latte naturale. Complimenti, signora, bravissima. Sapete che non ve ne raite l'acqua? Pronto, signora, ora le comunico che sul Monte Premi è salito a 6 milioni. 6 milioni? 6 milioni. Spavento. Se comprò una macchina nuova da seconda mano. Sarei proprio bisogno. E dicami, prima la vecchia pronta, signora, allora passiamo il tipo, non si ha twist. Vogliamo passare al prossimo quiz? Certamente! Ok! Il prossimo quiz è offerto dai biscotti Galinera, i biscotti che ti mantengono allegro fino a sera! Te lo chiedi mai? Ma è Giulio che mi sa niente che c'è scritto un Robert per fucile! Quale la sua vita? Viene e picchia la sua vita, domande! Pronto, signor Pupo? Allora, stia attenta, che questa è una domanda tra bocchetto. Oh, tra bocchetto, Nanne, stai attento, eh! Allora, ascolti qua, via, per deve dirmi, pronto? Sì. Mi deve dire, qual è la differenza tra il biscotto integrale e il biscotto intero? Tempo 10 secondi, forza. Oh, che difficile. Nanne, dai, che vengo qua. Biscotto integrale. È il biscotto integrale perché fa con tutti i paciucci. E dire come in italiano? E lui perché la roba di la seratura che fa la fattura le pite. Le pite le semole, dica che le pite le semole. Allora, signor Pupo, gli integrali hanno le semole. Sì, qua che ci siamo, adesso il biscotto intero. Giusto, insomma, che gli diciamo a voi? E l'intero? Intero, mi segue il portello intero. Per il latte intero. Ma biscotto intero, mi sai? 3 secondi, forza! Ma 3 secondi, muovendoci! Danne una mano, ricordate che se torna una donna, capite? Gli altri sono loro della famiglia! Muovendoci! 3 secondi! Ma biscotto intero? Perché è che non è spregolato? Ah! Signor Pupo! Sì? Allora l'intero è non è spregolato! Esatto! Sì. Il suo Monte Premi pensi è salito a 12 milioni, signora. 12 milioni? Oh, che spavento! Se comprò manca il gamper per prendere che dopo in ferie, eh? Sì, se un secondo del torno lassù senza pagare il biglietto della corriera. Allora, signora, vogliamo passare alla domanda per il raddoppio? Certamente, raddoppio tutto. Stia bene attenta. Io parlo, eh? Sì. Per avere in omaggio il coccio della Galinera ci vogliono 20 punti. Quanti biscotti bisogna mangiare per avere in omaggio il coccio? E come si fa dopo sapere? Aspettate, vi do un piccolo aiuto. Allora, su ogni pacco di biscotti c'è un punto. E ogni pacco contiene 3 biscotti.
Pensateci bene, con calma. Tempo 10 secondi, forza. Calma. Una volta era forte in aritmetica. Adesso versi. Allora, era 20 punti per Pancoccio, no? A parte che ti Pancoccio che lo vuole. Un attimo. Dopo che ne era 3 biscotti da mangiare alla volta. È terribile. No. Ma tu la calcolatrice? Ma il biscotto? Tu la calcolatrice ti mai a fuoco? 3 secondi, muovete! Allora, 25 per 8, 50 per 99, 30 lui. 30 lui dove riesci i biscotti che le indete 4 fa. Dopo se ti moltiplichi per i punti che vengono fuori 32 più 25. 32 più 25 più 2, perché me l'hanno scappato i biscotti da basso. Farfalo? 59! 50 no! Bonghi, dica 50! No, aspetta un attimo, che non sono proprio 3 secondi fuori! Che manca poco! Qua manchero! 3 secondi! Dai, dai una mano! Se guadagnoni a Franco, e ne serve anche a parte fa studiare, che te può diventare un lampadario veramente! Sessanta! Complimenti signore, esatto! Bravissimo! Ma tu te solo un però! Sì, ma ti chiama di quanta notte mica dai! Dai! Se ne contenga, non vince appunto! Te schei, guarda! Sì, pronto signora! Sì! Allora voglio comunicarle che su uno dei premi ha raggiunto 24 milioni! 24 milioni! E la voglia che compri la lava stuvita! Oh, grazie! Eh sì, ma la mastella e la canevata su quei piazza mia! Il massimo cinque detersivo! Non te perdere le molte abitudini! Pronto, signora, vogliamo passare al prossimo quiz? Passiamo! Bene, ci dica la lavetta! Il prossimo sponsor è il detersivo per Diana! Usalo per chi ti ama! E oltre come fega del per Diana! Ma l'hai comprami ieri tu dalla cooperativa! E vende gli anche detersivi? Tu se sai! Scate su che mia padre! E potevano sempre che le robe là! Viva la ciolo! Aspetta! E dopo i dischi e le schei guadagnai facilmente, si sapesse che sudate che se fa! Risponde a tutte ste robe! Pronto? Allora signora, vogliamo partire con le domande? Sì! Bene, allora signora, ce l'ha in casa lei? Il detersivo per Diana e un altro detersivo. Sì, l'ho comprato ieri per Diana. Bene, allora signora, stia attenta, che deve fare questa prova. Chiedaci, sì. Deve fare questa prova, signora. Sì. Allora, deve mettere in ammollo 2 capi delicati per un minuto. Uno nel detersivo per Diana e l'altro nell'altro detersivo. Vi do 3 minuti esatti di tempo per effettuare l'operazione. Lo può fare, signora? Sì. Ma che cosa è successo? Oh, fatta, non piede, busta! No, 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 no,
Coppa per le spiaspi da qua. E che di che vuoi il bubone? Bianco trasparente, signor. Vai in giro sul danzo. Bianco, signor Pupo. Signora, sento, sei uno di gioia. Benissimo, ma bianco. Trasparente. Ah, benissimo. Bene, allora è soddisfatta, signora. Ah, guardi. Bene, allora signora, già che è rimasta soddisfatta, dovete solo per Diana, che ricordiamo è ancora oggi più potente e concentrato, automaticamente ha la possibilità di raddoppiare e avere diritto alla sorpresa finale. Solo rispondendo ad una domanda, ne vale la pena signora, soprattutto per la sorpresa finale. Allora continuate. Un attimo che parlo con il mio marito. Sì, mi dica. Quanto abbiamo vinto adesso? Il sumo dei premi è salito a 48 milioni, signora. Ma mia, se la doppione è fuori che la maglia nuova! E per la maglia, se non è una maglia nuova, che? Ascoltami, vieni qua. Sì, dimmi, ti fiori. Un discorso da uomo a uomo. Perché? Ti sono monti? Non hai mai visto se di un programma culturale che è stato dato a chi vive? Ascoltami. Se perdiamo tutto, restiamo come che accade prima, no? Ma se sono poco, non si compra il camper, o non si compra tutto il che vuoi? Sì, ma guarda, mi sono Dio che pensi anche a fare il tuo avvenire. Ma la continuo, ti puoi continuare a dire meglio di te camper, ti puoi fare anche all'università, se non vuoi diventare sto lampadario come che... Ma qualche cosa se vuoi fare. Allora, se non vuoi che aspetta noi, sa che lei... Dai, ha un deciso... democraticamente che se la doppia. Pronto, mi dica allora? La doppiamo! Così vogliamo, decisi! Bene, bene, sì. Allora, parto con una domanda, signora. Fatti la domanda. È facile la domanda? Sì. Ah, visto che è anche una domanda facile. Pronto? Allora, stia bene attenta. Guardi nel teleschermo e mi dica quanti fagioli ci sono in questo baratto. Io li faccio. Aspettate, vi do un piccolo aiuto. Allora, vi do tre possibilità. 50, 1 o 0. Tempo 10 secondi. Grazie, qua bisogna proprio ragionare. Esatto, perché sennò si rischia di perdere tutto. Allora, se vuole chi delle buste ci capire che possono se fare noi, che non le vede bene. Se non lo può, ce lo faccio vedere più da vicino. Sì, un attimo, prego. Ecco qua, va bene così. Bene. Allora, guardiamo le parche. Zero no, perché che ne è? Un, pianta non solo essere perché che deve essere. Già, mi tentaria 50, ma... Sì, ma sono sicuro o no? Se vai no, perdiamo tutto! Non sono proprio sicuro, ma mi pare che le creche si avvicina. Prova 50! Si mi dica! 50! 50 ha detto! 50! Risposta esatta, signora! Bene! Finale. Adesso signora, pronto? Pronto! Adesso la saluto e rimanga attaccata al televisore che fra poco le comunicheremo la sorpresa finale. Okay? Un attimo solo dovrei fare i saluti. Allora, vorrei salutare qua mio marito Nane, le sue doppie suele, e anche il mio morosmetto, e Peppi Padena. Signora, per questa volta passi, ma non si può salutare in diretta. Comunque, la saluto di nuovo. Venga il televisore acceso e tra poco le comunicheremo la sorpresa finale. Va bene, signor Pupo, grazie mille anche a lei, il discorso da tutti. Sì, va bene. Grazie. Arrivederci. 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 Che si fosse, hanno portato un raggio di felicità in questa famiglia di tornatori. Ora, caro signor Nani, apra bene le orecchie che le comunico la sorpresa finale. Allora, la sua famiglia ha vinto ben 96 milioni, però
suddivisi in tre buoni acquisto da 32 milioni ciascuno per l'acquisto dello yogurt gnomo che protegge l'uomo, dei biscotti Gallinera che vi mantengono allegri fino a sera, del detersivo per Diana, usalo, usalo per chi ti ama, tutto, tutto, i buoni acquisto validi, 15 giorni a partire da oggi. Anche quest'oggi, carissimi telespettatori, a Maria l'abbiamo già spesato i milioni di yogurt. La lunga arriva in acqua. Compagno Sandordi.